Troppi decessi in troppo poco tempo. 16 pazienti dell'hospice di Torre Maggiore sono morti in meno di 4 mesi. Un dato questo che avrebbe acceso le luci della magistratura sui casi sospetti di decessi all'ospedale della città dell'Alto Tavoliere, dove al momento si starebbe concentrando l'attenzione degli inquirenti. La procura di Foggia avrebbe disposto la riesumazione delle salme per accertare la presenza di un farmaco che di solito sarebbe usato per i malati terminali e che avrebbe un effetto sedativo. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di riesumazione e contemporaneamente l'inizio dell'autopsia e degli esami tossicologici sui pazienti deceduti. Le verifiche dovrebbero concludersi nei prossimi giorni e nel frattempo però bisogna aspettare che i medici legali depositino le relazioni. I casi riguarderebbero pazienti deceduti nella struttura ospedaliera di Torre Maggiore tra metà novembre 2022 e inizio febbraio 2023 e al momento ci sarebbe una persona indagata. Intanto dall'ASL arriva una nota stampa proprio in riferimento alle indagini in atto della Procura di Foggia sul decesso di alcuni pazienti dell'hospice di Torre Maggiore. L'ASL ha in corso tutte le procedure utili alla salvaguardia di pazienti e dipendenti. Siamo fiduciosi, dicono dall'ASL Foggia, nell'operato della magistratura alla quale, come di consueto, abbiamo offerto ed offriamo la più completa disponibilità anche al fine della ricerca della verità per il bene della collettività e delle famiglie coinvolte nel caso.